Direttore Bellantoni, arriva il 14° trofeo della storia del Catania Beach Soccer, la 6ª Coppa Italia contro Pisa, 10 giorni dopo e quindi rivincita, la vittoria meritata, quanto sei orgoglioso? Tanto, perché all'appuntamento della Supercoppa non eravamo pronti. È stato Ben Martins, si scatena dopo una grande prestazione coronata anche dal gol. Non eravamo pronti in Supercoppa, abbiamo lavorato, grazie, voglio ringraziare lo staff perché è fatto da professionisti eccellenti, ma soprattutto da grandi uomini. Voglio ringraziare anche la squadra perché con umiltà e grande sacrificio ci siamo messi tutti al lavoro, ci siamo stretti dopo la sconfitta della Supercoppa e abbiamo cercato di riconquistare quel gap che ci distanziava dal Pisa. Questa è una squadra operaia dove abbiamo fatto tanto lavoro e abbiamo ogni passettino conquistato, ogni conquista che abbiamo fatto è col sudore che lo staff e i giocatori hanno dato. Lo scorso praticamente un mese quasi esatto, non vorrei spaccare proprio il giorno, ma credo che la squadra si sia radunata proprio l'11 o il 10 maggio. Esatto, però con i nazionali non li avevamo tutti, ci sono stati stage, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che come allenamenti complessivi ne abbiamo fatti pochi. Considerate che la scorsa settimana eravamo a San Benedetto, ora dobbiamo viaggiare, ritornare. Cioè, veramente gli allenamenti sono stati davvero pochi. Però abbiamo fatto un discreto lavoro e ancora, comunque c'è tanta strada da fare perché abbiamo ancora il campionato che inizierà a luglio. Adesso è il momento di godersi questa vittoria in questo tragitto lungo che ci porterà sino a Catania, però Catania può essere orgogliosa perché un altro trofeo in bacheca. Catania deve essere orgogliosa perché abbiamo tutte le squadre del nord contro il sud, siamo diciamo solo noi che difendiamo il titolo contro Pisa, Viareggio, San Benedetto, quindi credo proprio che debba essere molto orgogliosa la città.